Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica. Oggi parliamo delle mie ossessioni make-upose, ovvero i prodotti che in questi ultimi 2 mesi non riesco ad abbandonare, cioè continuo ininterrottamente ad utilizzarli e quando provo ad usare altro non mi arriva a soddisfare come mi soddisfano loro. Quindi sono prodotti che ovviamente consiglierei alla mia più cara amica e mi sembrava carino condividerlo con voi. Come sempre vi aspetto su Instagram e TikTok, venite a trovarmi perché nelle storie vi faccio i sondaggi, mi serve tantissimo sapere cosa ne pensate, quali contenuti preferite e ci facciamo anche una chiacchierata. Inizio subito da farvi vedere che cosa ho sugli occhi, perché probabilmente di solito poi mi chiedete che cosa ho utilizzato e siccome mi piace moltissimo il trucco che è uscito e l'ho fatto veramente in 3 secondi, ho usato una palette super low cost di She Glam. Eccola qui, ho usato questa che è la Cactus Cool, è una palette tutta sui toni del verde. È uscito appunto questo trucco solo con questa, molto carina, non è la mia ossessione questa del periodo perché a livello di palette sto usando tanto questa di Nabla, la Side by Side, semplicemente perché per uscire tutti i giorni, se non ho occasioni particolari, tendo ad usare tonalità neutre e questa qui semplicemente mi piacciono moltissimo queste due transizioni. E io vado con transizioni accento scuro sull'angolo esterno e poi uno shimmer molto tranquillo, quindi se vogliamo metterla come ossessione direi questa palette, ma in generale non ho palette da mostrarvi oggi, ma prodotti per viso base, sì, qualcosa per gli occhi. Sulle labbra ho un'ossessione e sono i nuovi rossetti di Astra. Quest'estate, quest'anno vanno tanto i gloss, vanno le labbra glossate e mi piacciono da morire. No, non sono a lunga tenuta, è una cosa che mi si chiede sempre, ma gloss a lunga tenuta è un po' difficile, se non impossibile. E sono i Pure Shine di Madame Lipstilo di Astra. Questa è la colorazione Jolie Coco 05. Sono loro e per me è un'ossessione, li adoro, continuerei a metterli all'infinito, li porto in borsa, li porto ovunque e mi piace truccare gli occhi e tenere le labbra sempre così un po' polpose, sembrano anche più rimpolpate appunto, più carnose. Sto lasciando un po' da parte i rossetti a lunga tenuta, però come ossessione di rossetto a lunga tenuta ne ho uno e ve lo mostro subito. Combo labbra lunga tenuta, allora loro due sicuramente. Questo dura veramente un sacco, sono i NYX Shine Loud, ne abbiamo parlato tantissimo. La tonalità che mi fa impazzire letteralmente è Global Citizen, perché è un nude chiaro abbastanza neutro, non è né troppo caldo né troppo freddo e mi piace tantissimo abbinarlo alla matita labbra della linea Creamy Color di Kiko numero 321. Se riesco vi lascio tutti i link in info box e se ho qualche codice sconto ve lo scrivo, così vi faccio risparmiare qualora foste interessate all'acquisto di qualcosa. Poi passiamo al blush. Da quando l'ho provato, allora l'ho provato, l'ho preso per farvi un video dupe e ora su due piedi non mi viene neanche in mente di qual era il dupe, comunque nei video dupe lo trovate e mi sono letteralmente innamorata, ce l'ho su anche oggi, metto sempre solo e soltanto questo tutti i giorni, cioè non sto guardando neanche più un blush e ne avrò almeno 50, è lui, è questo di Milani, guardate che bello, ed è il 13 Wild Rose della linea Rose Powder Blush. Hanno questa rosa, è burroso, è ultra pigmentato, cioè, e ha una tonalità stupenda perché è tra il rosa e il corallo aranciato, è matte ed è per me la tonalità dell'estate. Cioè io penso che andrò avanti sicuramente tutta l'estate con questo blush e potete scontarlo su Macchi Beauty questo. Non so se è ancora disponibile, ma se c'è ve lo straconsiglio perché potete modularlo, cioè da leggerissimo a bello intenso, quindi va benissimo anche sulle pelli abbronzate perché di solito molti blush quando sono abbronzata neanche si notano, mentre questo è wow. Lo applico con questo pennello che è un'altra fissa, è la forma di pennello viso che io preferisco in assoluto e vedete?
praticamente questo tipo di pennello lo fa Nabla. Questo non è di Nabla, è di un kit di Emacs Design, peraltro molto low cost. Vi lascio il kit, però il kit è con molti pennelli, questo fa parte del kit. È un pennello leggermente svasato, piuttosto piatto perché non rimane tanto aperto ed è perfetto sia per applicare il blush che per andare a settare la cipria. Adesso io ne ho diversi in giro, qualcuno è a lavare, vi faccio vedere semplicemente la forma. Questo è di Emacs Design, vi lascio il link magari di questo, di quello di Andrea Cimatti per Cosmify e quello di Nabla. E comunque quello di Nabla non ce l'ho, ma lo devo comprare, cioè veramente, solo che col prezzo di quello di Nabla comprate tutto il kit di Emacs Design, quindi ve li lascio, poi valutate voi qual è il caso, ma vi straconsiglio di provare questa forma di pennello perché secondo me crea dipendenza. Allora, è inutile che io continui a dirvi che sono fisse, tutti questi prodotti li sto amando, li sto usando tantissimo e alcuni li finirò perché non ne potrò fare a meno. Allora, i pad ancora, ve lo ripeto, ve lo straripeto perché molte persone magari guardano solo alcuni video, non li guardano tutti. I pad e triangolini per la cipria, la svolta della vita, li adoro e in estate sto preferendo ciprie non polverose, quindi che non mi lasciano quell'effetto polveroso. E utilizzo tantissimo questa di Kiko, che è della Tuscan Sunshine, che se la troverete sul sito sarà sicuramente ultra scontata perché è una vecchia collezione. Mi piace questa cipria perché è impalpabile, guardate, è andato via il disegno, cioè. E io che veramente possiedo tante ciprie, è una cosa particolare. È una cipria che non è opacizzante perché mi piace proprio glow d'estate, avere questa pelle luminosa, radiosa, e questa mi aiuta tantissimo a non fare tutto troppo matte, troppo opaco. È veramente stupenda, impalpabile, sottilissima e va a settare comunque tutti i prodotti in crema. Vado avanti con un prodotto che avevo praticamente quasi bocciato, non mi sembrava niente di che, invece lo sto amando. Questo costa un pochino di più ed è il Tarteist Double Take Eyeliner di Tarte. Allora, da un lato abbiamo l'eyeliner che, ragazzi, ha una punta precisa. Se avete l'occhio incappucciato è la vita perché è veramente sottile e altamente scrivente. Dall'altro lato abbiamo la matita nera Kajal, quindi cremosa, si fissa bene nell'occhio e rimane veramente tanto, ma è anche sfumabile. Io adoro tantissimo questo prodotto e poi me lo porto in vacanza e ho due in uno, stracomodo. Una cosa che non vi faccio vedere mai, ma che adoro, ho diverse Brow Pomade, prodotti per sopracciglia, ma la mia preferita è la Geisha Brow di Astra, è della linea Geisha Brow di Astra ed è la Brow Pomade, quindi questa, cioè aveva il suo tappino ma non so dove sia finito. Io uso la tonalità 03 ed è quella che ho su anche oggi per andare a delineare le sopracciglia. Non mi piace un effetto pelo a pelo spettinato, non me le vedo personalmente, e utilizzo sempre questa di Astra, dura bene, si sfuma bene, facilissima da utilizzare e c'è anche il pennellino in dotazione, quindi se non avete il pennello lo trovate, proprio il cappuccino è un pennello che si apre e si va a stendere. Un altro prodotto un po' costosetto, però l'ho comprato mi pare l'anno scorso d'estate, non l'ho filato per niente, quest'anno uso solo lui ed è il bronzer di NARS. Questa era un'edizione limitata, si chiama Paradise Found, ho cercato ma attualmente oggi l'ho trovato solo sul sito ufficiale di NARS, che dovrebbe spedire in Italia, ed è un bronzer stupendo, è prettamente estivo, profuma di monoi, di cocco d'estate, è questo, è un bronzer matte, non fatevi ingannare dal fatto che qua abbia la fascia dorata, perché finita la fascia poi rimane matte. Mi dicono, cioè da quanto ho potuto capire è il bronzer Laguna che avevano fatto in un'edizione speciale con questa banda dorata, quindi se non dovessi trovare questo magari vi lascio il Laguna bronzer. Le polveri di NARS sono sottili, sono scriventi, sono pigmentate, è bello perché non è troppo caldo, non è troppo arancione, è la giusta tonalità calda ma non troppo aranciata. Lo uso tutti i giorni, tutti i giorni. Altro prodotto che ho e sto amando
è il Sensory di Astra, l'illuminante liquido, e credo che sia il più buono che ho provato fino ad ora. Ho provato Revolution, ho provato Fenty, ne ho provati diversi. Lui top, cioè veramente rapporto qualità prezzo vale tutto. All'interno olio di jojoba, olio di semiduva e mirtillo, è no transfer. Certo, se sudate come delle pazze magari un po' si trasferisce, però si asciuga completamente, non rimane bagnato, non rimane umido, non rimane unto, soprattutto perché io odio le cose unte, se mi conoscete. E questo qui è veramente fantastico, presente in due colorazioni. Io ho preso la più scura perché con l'abbronzatura preferisco, diciamo, accentuarla piuttosto che renderla più chiara. Altro prodotto di Astra è lui, l'illuminante, l'ultimo uscito, il Se Glow, stupendo, lo 01, bellissimo, lo indosso anche oggi e gli ho messo sopra con voi prima il blush, peraltro, rimane, vado a illuminare l'arcata sopraccigliare, vado a illuminare lo zigomo, il naso, è bellissimo, dà questo effetto bagnato, specchiato, senza glitter, polvere sottile, burrosa, sfumabile, prezzo top da avere. Velocemente i miei tre fondi preferiti del momento, dell'ossessione, dell'estate, adoro, sono tre fondi idratanti, nonostante io abbia la pelle grassa, li porto tranquillamente, li setto con la cipria che vi ho fatto vedere di Kiko, li amo, mi durano bene, ovvio sono più fluidi, sono fondotinta che hanno una coprenza un pochino più leggera, quindi appunto adatti a questo periodo, non sono full coverage. Il primo è lo Skin Realist di Nabla, io uso la tonalità 03. Il secondo, e questo non sottovalutiamolo perché è ottimo anche lui, è la Core Parfait Nude con acido ialuronico, perché anche quello di Nabla contiene acido ialuronico e quindi anche lui. Questa è la tonalità 4/5 medium di L'Oreal. E terzo ed ultimo, Astra con The Universal Foundation, tonalità 08, che è quella che indosso oggi. Eccolo qui. Anche lui all'interno ha l'esclusivo Oxygen Complex, un complesso che garantisce ossigenazione all'epidermide, favorendo il rinnovo e l'elasticità cutanea, oltre ad agevolare la rigenerazione cellulare. Quindi sono tre fondotinta che all'interno hanno anche un mini trattamento. Li sto adorando tutti e tre. Sto usando solo loro da maggio. Sto usando solo loro. Abbiamo quasi finito i tre correttori must have dell'estate. Allora, sono correttori fluidi. Sono correttori fluidi, non sono per niente pastosi, sono idratanti, non si infilano nelle pieghe, non hanno una coprenza totale, sono modulabili, però non arrivano al full coverage. Io li adoro, vanno molto ad illuminare lo sguardo, facili. Io li chiamo facili, quei correttori che fai così col dito e sei a posto, non devi starli a guardare che entra nella piega, che si secca troppo, non hai problemi con loro. Catrice Clean ID Eye Cover Concealer, questo. Io ho la tonalità 010, però per adesso è un pochino chiaro, ne metto proprio poco di questo. Dovrei prendere la tonalità un po' più scura adesso che sono un filino abbronzata. Poi Ian, correttore super economico, mi pare costi 3 euro, 2,99 euro. Eye Definition Modeling Illuminator Concealer, non finisce mai il nome di questo correttore. Io ho la tonalità 100, dovrebbe essere la tonalità 100, adoro, stupendo, facile, veloce e funzionale. E l'ultimo è l'Astra Long Stay Concealer, correttore lunga tenuta con SPF 15, ed è lui. Io uso la tonalità 02, ma ho comprato anche la 04V per quando mi abbronzerò di più, in modo tale da non avere troppo flash sotto l'occhio. Concludo le mie ossessioni con il mascara di MAC, il mascara MAC Stack. Ho sentito pareri discordanti, io lo adoro, cioè sono totalmente in fissa. Ho la size piccolina, è quasi finita. Se lo volete provare vi consiglio di iniziare da quella piccola in modo tale da non andare a investire un capitale, perché comunque è un mascara piuttosto costoso, quindi se avete la curiosità di provarlo, quella piccola, fatene due passate, una bomba. E concludo con due prodotti per il contour in crema, che è un'altra mia fissa del periodo, perché insieme sotto al Paradise Found di NARS
vado a mettere un contour leggermente più freddino e in crema sopra questi prodotti fluidi, a questi fondi molto fluidi. Ad esempio il blush in crema lo uso meno, ma il contour per me è indispensabile, specialmente nella zona del naso. Il primo è il One Stroke in S02 come tonalità di Mesauda, favoloso, ed è abbastanza freddino, stupendo se vi piace fare contour. Si sfuma in una maniera, cioè, facilissima. E poi questo di She Glam, super economico, ed è il, questo qua è Warm Honey ed è fatto in questo modo col puff, è un pochino più caldo, eccolo qui, vedete, è leggermente più caldo di quello di Mesauda, fluido, e anche lui, questo l'ho usato oggi ad esempio, si sfuma in un nanosecondo. Ragazze, queste sono le mie ossessioni del periodo. Se non ho menzionato qualcosa è perché cambio spesso. Questi sono i capisaldi degli ultimi mesi e vado, apro i cassetti e prendo sempre solo e soltanto loro, quindi mi sento di promuoverli, consigliarveli, e se avete provato qualcosa di tutti questi prodotti fatemi sapere magari la vostra recensione nei commenti per arricchire ancora di più il video. Io vi ringrazio tantissimo per essere state in mia compagnia. Come sempre vi mando un bacio gigante, ci vediamo al prossimo video da Federica, la donna qualunque.